incredibili che abbiamo cercato di raccontare. Dopo gli itinerari della bellezza e quelli romantici, la Confcommercio di Pesaro e Urbino presenta un altro itinerario, ovvero archeologico, dedicato ai luoghi più suggestivi del territorio. L'itinerario prevede la scoperta di siti e musei in 7 diversi comuni marchigiani. Noi abbiamo proposto a questi comuni di mettersi in rete con altri comuni per un progetto unico di promozione e valorizzazione turistica, andando a prendere i turisti per portarli dentro al museo. E dall'itinerario della bellezza è scaturito poi l'itinerario romantico ed oggi l'itinerario archeologico, che mette insieme il comune di Pesaro, di Colli al Metauro, Terre Roveresche, Fossombrone, Cagli, Pergola e Sant'Angelo in Vado. Realtà che dal punto di vista storico-culturale sono molto importanti. Il progetto sarà presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, dove saranno presenti circa 75 tour operator, operatori del settore specializzati nel turismo. Prenotati inoltre anche spazi di promozione dell'itinerario anche a Berlino e Bergamo. Parlando di archeologia e antichità, fanalino di coda tra i comuni selezionati ci sarà anche la città di Fano, con la sua tradizione di storia romana, è entrato a far parte degli itinerari della bellezza solamente 2 giorni fa. Pertanto, solo dal prossimo anno si potrà trovare il comune di Fano anche nel percorso archeologico.